Il 76% degli autisti dei bus e il 62% dei piloti di vaporetti hanno incrociato le braccia in concomitanza col primo giorno di scuola. Per lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati di base, protagonisti in mattinata di un presidio con volantinaggio di fronte alla sede di ACTV al Tronchetto, per spiegare le ragioni della protesta. Ci sono tutta una serie di problematiche che da mesi solleviamo e che l'azienda non dà risposte, dal sovrappopolamento dei mezzi, la sicurezza dei mezzi, la manutenzione dei mezzi, tempi di percorrenza dei mezzi. Abbiamo la linea 51, 52, 41 e 42 che con gli orari nuovi verranno cambiati da 1 ora e 32 di percorrenza, ci verranno portati come giro città a 1 ora e 22. Quindi bisognerà, per far orario, per forza di cose, correre di più per mantenere gli orari, perché i tempi di percorrenza non sono compatibili con i limiti di velocità. Inevitabili disagi per studenti e pendolari, nonostante il rispetto delle fasce garantite dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 16.30 alle 19.30 e dei collegamenti essenziali con le isole. Questa iniziativa di protesta, puntualizza l'azienda di trasporti in una nota, è promossa da SGB, un sindacato non riconosciuto, cioè privo di rappresentanza legale nelle trattative e controversie collettive.